sono stati avviati i cantieri per i distretti dell'economia sociale e solidale. Dopo un lungo percorso, ormai ci siamo. Sì, è proprio di un cantiere quello di cui si parla perché stiamo costruendo quella che vorremmo fosse la casa di tutte le persone, le associazioni, i gruppi, gli enti locali, i produttori che a Bergamo credono nei valori dell'economia sociale e solidale, della partecipazione delle persone e delle comunità, della sostenibilità ambientale e sociale. È stato un lavoro importante quello di questi mesi, un lavoro di semina proprio dentro il periodo del lockdown e della pandemia, uno dei più duri della nostra storia collettiva. E ora possiamo alzare lo sguardo e portare questa proposta sul territorio. È una proposta che chiede alle persone e alle realtà associative che già credono in questi valori di fare rete di più e meglio, per essere più incisivi nella cultura, nella politica, nell'economia, sul territorio. È una proposta che vuole in modo particolare in questa prima fase offrire alle scuole, agli oratori, alle parrocchie, ai professori l'occasione di confrontarsi su un progetto didattico innovativo. Lavoriamo insieme, questo è l'appello, che vorrei potesse anche incuriosire le persone che ci ascoltano per capire come possiamo fare insieme un passo in avanti, costruire un nuovo modello di sviluppo e per questo una nuova cultura. Il 19 aprile alle 16 ci sarà il primo appuntamento online in cui si presenterà la proposta formativa del Distretto dell'Economia Sociale Solidale. Ci si può iscrivere attraverso una mail des.bergamo@gmail.com, ma fino al mese di giugno le persone che hanno fatto un po' da comitato promotore sono disponibili per incontrare il territorio di persona online e capire come ciascuno potrebbe fare il proprio pezzo. Sappiamo che la Valseriana è una terra preziosa dal punto di vista delle esperienze che già ci sono e sono convinto che la curiosità, l'interesse e la voglia di aderire a questa nuova avventura possa essere importante. Partiamo dalle 9.000 firme che abbiamo raccolto l'anno scorso per la legge di iniziativa popolare che ha chiesto a Regione Lombardia di riconoscere ufficialmente il ruolo e la funzione dell'economia sociale solidale e continuiamo oggi sperimentando la costruzione del distretto bergamasco. Penso che sia una sfida molto interessante e speriamo di coinvolgere numerosi gruppi, associazioni, scuole e comuni.